prendo un bel bicchiere. Un bel bicchiere e via. Uno, due, tre. Bicchiere ghiacciato con un bel po' di ghiaccio. E vado a prendere pure un iced tea. Delle pelapri. Prendo un bel iced tea, delle velappe. Allora, grazie mille The Act Show, grazie mille bellissimo, 2 mesi di resabbe. Grazie mille, mua. Grazie mille bellissimo. Andiamo. Devo fare l'esame? Noni, noni. Ah, è vero, devo fare l'esame oggi, è vero. Aprite sesamo. Aprite sesamo. Apro il sesamo! Crispy McBacon! Crispy McBacon! Grande! Hai capito come funziona? Ah, ok, 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 scusate, il box della chat a destra. Sì, 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 fatto, fatto. Allora, un berzatino. Parcauri. C'è nessuno? Professor. Professor. Professore. Aiuto! Antilius, che è successo? Ah, ecco Adrian! E devo fare l'esame! Ehi, ciao! Ciao Strumox! Antilius. Grande, come stai Strumox? Ah! Ah! Sì, com'è che mi chiamo? Non lo so, io chi vedo sconosciuto perché Elijah Luthor Warwick. Mi scusi, Elijah Warwick, scusami. Luthor Warwick. Io perché chi non conosco lo chiamo Strumpox, scusami. Adesso mi conosci. Mm-hmm. Che ti serve? Il professore, devo fare l'esame per la scuola per andare in secondo anno. E andiamo, dai. Ti porto andiamo, andiamo, professore. Andiamo, andiamo, grazie. Lo voglio, cioè non lo passo. Come stai? Io bene, tu? Come stai? Tutto bene? Che hai fatto oggi? Ma tu sempre qua, sempre in città, sempre sveglio. No, ho sbagliato strada. Ha sbagliato, eh? Ehi. Wow, mi dicevano che era fatto bene. Ah, eccolo. Ciao Benito. Ok, andiamo, andiamo. Andiamo. Che giro che abbiamo fatto? Potevamo... Sì. Esatto. Andiamo, andiamo. Ma questo lo voglio imparare anch'io, questo qua. Lo speed dash. Te prendessi una parare, sì, Don Merder. Don Merder de merda, vaffanculo. Andiamo, dai. Sempre ma mi sono spaventato. È sempre l'assa. La cassa? Lucassone? Ah, è vero, devo attivare la cassa, è vero, scusate. Ho messo la cassa a tutto.
Scusate, ho riattivato la cassa. Di qua. Sì, andiamo. Dopo esserci fatta. Sì, sì, ho attivato la cassa, attivato la cassa, scusate. Grazie mille della sub, grazie mille, bellissimo. Grazie mille, Master TTP, grazie mille. 6 mesi di sub, grazie mille anche a Tinazio. Oh, questa è fa, oh. Ma è chiusa? Bus. Oh. Si bussa. Vieni giù? Ma che si bussa? Professore! 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 Vieni, metti lì solo se io dove stanno i professori, vieni. Professore! Ah! Ah. Professore! No, è professore, è Newt Scamander. Chi è? Un bidello. Ma che bidello? Vuol dormire? Professore! 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 Niente, non... andiamo, andiamo. Dagli un attimo, Ventilius, mettiti seduto, dai, mettiti seduto. Va bene, va bene, va bene. Sì, ma non qui. Vabbè. Eccolo. Dica! Come non... signor Ventilius voleva fare l'esame. Sì, devo fare l'esame del primo anno, devo passare al secondo. Bene. È nel posto giusto. Professor Newt, c'è... Sì. C'è il preside? Sì, eccomi, sono io, credo. Piacere. Ciao. Eccomi, di cosa ha bisogno, signorina? Abbiamo bisogno di un... Dobbiamo parlare con il preside di una cosa. Sono io il preside, mi dica. Beh, gli mandi una letterina. Mi sì. Dica, mi dica. Ci vediamo dopo, Quintilius, ok? No, dopo, non ho capito, signor... mi scusi. Dopo, signor preside, ci vediamo in sala. Ma lei chi è? Come si chiama, signorina? Io mi chiamo Cali. Ah, Cali. Do Cali. Cali, non Cali. Cali. Cali, sì. Cali. Sì. Cali. Comunque sì. È veramente molto gentile e molto, diciamo, cordiale, ma purtroppo io non sono il non sono il professore Albus Silente, no. Purtroppo. Cavolo. Non c'ho i capelli bianchi, anzi non c'ho proprio i capelli, ce n'ho pochi, quindi purtroppo un po' così, sì. Mi dispiace. Del settimo anno sei, quindi oggi hai fatto l'esame, sì. Sei passata. Sì. Mm-hmm. Bello, e com'era? Com'era? Sì. Quando è che devi fare la laurea? La tesi, la tesina? È l'anno prossimo. L'anno prossimo facciamo... fai la tesi. Sai già su cosa portare la tesi? Sì, sulle cioccorane. Sai già? Sulle cioccorane. Ah, sulle cioccorane porti. Mm-hmm. Porti la tesina sulle cioccorane. Esatto. Io invece voglio portare su. Voglio portare una tesina sulla prima guerra. Sulla prima guerra babbana. Ah. Interessante, cosa hai studiato sulla prima guerra babbana? Quando ci stava, quando ci stavano i maghi, c'erano i maghi nel 1930 che sono andati sulla città babbana e praticamente hanno fatto bom 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 bom, certe robe, certe bombarde lanciavano magie oscure, ma proprio delle magie potenti, hanno sì, hanno sterminato non si sa quante persone nella vita babbana, purtroppo. Quindi signorino, niente, devo... sì, volevo portare praticamente gli studi tra... sui comportamenti di questi maghi oscuri e cercare di capire, analizzare la... analizzare, diciamo, la cattiveria dei maghi oscuri, proprio l'animo, cos'è che porta, cos'è che... questo? Per quale motivo un mago oscuro dovrebbe, diciamo... studiare la mente di questi maghi. Esatto, esatto, okay. Per cercare, esatto, per... Sì. Volevo portare una tesi di laurea su questo. Oh, ma quanti Strumocchus ci stanno qua stasera? Sono sempre quello. Ah, è sempre lui? No, non è lui. Sì, sono sempre quello. Ce ne sono un po'. Ma scusa, quello che prima ha incontrato fuori dalla scuola. Signorino, no. Che facciamo l'esame molto in fretta. Dai, vai a fare l'esame, forza. Sì, sì, andiamo. Sì. Ciao, buon esame. Ciao, buon esame. Però devi passare prima tu, se no non posso passare. Ma come, non ci passi? Ah, mi scusi. Venga dentro. Ciao. Ciao. Professore, ecco. Ma le cioccorane si mangiano? Sì. Sì, che si entro. Mangiano. Se si siede, gliene do un paio dopo l'esame. Ok. Ciao. Ah, me lo fa lei l'esame? Sì. Sì. Va bene, mi devo sedere? Assolutamente. Dove vuole lei? Anche lei va bene. Sì. Bene, lei è del primo anno, giusto? Certamente. Ha preparato qualche argomento a piacere? Ma no, in realtà non era un argomento. Cioè, io so tutto, so.
Esatto. Tutto. Molto bene. Io sono super preparato, ho studiato molto in questi giorni. Mi parli della cromandola a livello generico? La cromandola? Sì. Allora, la cromandola praticamente è un frutto che nasce sulla pianta in Sicilia, praticamente è molto è rotondo, è molto, molto buono, insomma, c'ha un succo veramente, quando lo spremi esce fuori un succo veramente magnifico. Sì, no, è il ragno. Ah, i ragni? Dei ragni devo parlare? Sì, ma è brevemente, veloce. La grumandola è praticamente un ragno domestico che si trova praticamente dentro le gabbiette, diciamo, stai pure qua dentro il castello, ne ho visti tanti da grumandoli, ne ho viste. Sì, ecco. Ah no, forse quelli gufi. Quelli erano i gufi. La grumandole, che so, le formiche. Le agromantole sono dei ragni, signore. Ah, esatto, 8 occhi e 8 zampe. Sì, lo so, esatto. Molto bene. Sì, l'avevo studiato, infatti, sì, lo sapevo. Poi? Allora, mi dica... Lei che vuole... in che ramo si vuole specializzare, prima di tutto? Un momento. Grazie mille, JulWick93, grazie mille della sub. Grazie mille Master TTP, grazie mille 6 mesi, grazie mille Decto Show, 2 mesi di resub. Gigino3124, grazie mille 10 mesi, Filippo Nike, 4 mesi di resub, grazie mille. Anche Omar Beddo, 16 mesi, grazie mille, tesoro Eva. Eva, ah Eva quella che conosco io, ciao Eva, ciao bella, madonna Eva. Ma sai quando ti ho pensata. Allora, non ho capito, mi scusi. Su cosa mi voglio... Ciao Calimet. Su cosa mi voglio... specializzare. Sulla magia oscura. Voglio imparare la abracadabra. Abracadabra. Signorino, ci sono 4 rami. Sì. Infensus, Defensus, Trasfigurazione e Ordinarius. A me mi piace la magia oscura. Questo voglio diventare un mago nero, voglio diventare. Io spero di no, ma in ogni caso verrà in seguito. Qual è la specializzazione per un mago nero? Una qualsiasi, ma signorino, non è una bella cosa quella che ha detto. Ma come? Io voglio diventare un mago oscuro. Voglio imparare le magie... Le magie oscure voglio imparare, le magie quelle più potenti, quelle più forti, così in modo tale che mi posso difendere da quei pezzenti di maghi oscuri. O no? Non è giusto come ragionamento? Divento uno di loro, così non mi possono uccidere. Unirsi a loro non è la soluzione. In ogni caso, si alzi, signorino. Sì. Lei passa al secondo anno. No! Mi dica il ramo. No! No, no! No, 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 io non voglio passare il secondo anno. Perché? No, perché non voglio, perché lei mi deve bocciare. Allora, che bocciata sia? Allora vado. Nel senso, ma non ti ho risposto nemmeno a una domanda giusta, non ti ho detto. Ne ho fatta una sola. Allora, fammene un'altra, te dico un'altra. Te ne dico. Mi dica... L'incantesimo protego. L'incantesimo protego serve per... Non mi ricordo. L'incantesimo protego era quello che serviva per falsa gli oggetti. Provi a prendere in mano la bacchetta, signorino. Quale? La sua o la mia? La sua. Mia? Un attimo, la devo cercare. Aspetta. Ok. Sì. Protego, devo tirare? Sì. Protego! Questo è Fumos, signore. Ah! Oddio, mi scusi! Questa è Protego! Eccola!
Molto bene. Allora, come hai visto, che cosa fa l'incantesimo Protego? Protego? Protego serve per creare un cerchio di fronte a te che praticamente ti stordisce gli avversari. Protego! Semplicemente protegge lei stessa dagli avversari. Ah, cavolo, non lo sapevo. Invece quello che ha fatto prima, Fumos, che cosa fa? Fumos, eh? Sì. Fumos! Una nube di scoreggia assurda. Praticamente le pere, serve per... È una nube, ma non di scoreggia, è una nube no? E basta. Serve per annebbiare gli avversari, quindi per... Gli fai Fumos, una bella nube di scoreggia. Serve per nascondersi. Sì. Ti nascondi bene, li stendi tutti, li stendi con questa. Esattamente. Poi, che cosa hai imparato? Ricto sempre, credo. Ricto sempre, sì. Sì. Recto sembra! Uhuhuhu, eccolo! Ah! Recto sembra, sì! Recto sembra, sì, eccolo! Molto bene. Anche se... Tutto ho 99 bene? Anni e non sono abituato. Ah, no. Mi scusi. Albus ce n'ha 250. Sì, più o meno. In ogni caso, invece per quanto riguarda l'incantesimo Avis e Periculum. Avis serve per diciamo, la trasfigurazione del sangue. No, Avis. È una trasfigurazione bassa di un uccellino, perfetto. Ah, dell'uccello, sì. Sì, sì, non mi ricordavo. Ora, Periculum. Periculum? Sì. Periculum! È tipo... A cosa serve? Ed è tipo quando stai tipo sul triangolo di Bermuda, sull'isola dei Canarie, è là che te perdi magari... Che te perdi all'isola dei Canarie, non lo so, devi chiamare aiuto. Lumagu, tira fuori Periculum in alto e via. È un fuoco d'artificio che chiama aiuto. Molto bene. Oh, questa è una risposta degna di essere chiamata risposta. Sì, una l'ho indovinata. Esatto. Anche le altre non è stato malissimo, a parte la prima che è partito con il piedino un po' sbagliato. Ah, col piedino, con la manina più che altro che piedino, perché il piede, insomma. Insomma. Che piede, perché? Lei passa al secondo anno. No! No! Ma sei un po'... Ti prego, professore, ti prego, noni! Perché vuole rimanere al primo? Perché tutti i miei amici rimangono al primo. Aspetta, fammi vedere se ci sta. Dove sta? Ma... Aspetta che mando un gufo. Sì. Mando un gufo, aspetta. Allora, lei per rimanere insieme ai suoi amici vorrebbe rimanere al primo anno. Un attimo. Chi è, per me? Come si chiama? No, quella era per me. Come si chiama il ragazzo? Adrian. Porco Dio! Porca Madonna, porco Dio! Ok, me la Grumouse. Perché me la Grumouse della Madonna del porco del Dio qua? A me la Grumouse non funziona, puttana la Madonna! Perché? Perché, porco Dio? Tutto bene? Volurombo, porca Madonna, guarda. Porco Dio. Oh, ma nemmeno con un cavo. Porca Madonna. Ma non funziona, perché? Porca Madonna, porco Dio.
Porco... Allora, la level up fa schifo, pure un botto di zucchero leva una merda, leva sta cagata di pubblicità. Rex, bravo, tu sì che capisci tanto di... Tu sì che ci capisci di roba, bravo. Grande, continua a diffamare un'azienda di questo calibro, da grande. Occhio perché te possono denunciare. Zero sugar. Se sei ignorante, non è colpa di nessuno, mi dispiace. Grazie mille Peppe Lizzo, grande 9 mesi di resub, grazie mille Peppe Lizzo. Grazie mille. Grazie mille anche a Shake97 per aver regalato la sub a Fiammagu. Grazie mille, bellissimo della sub. Grazie mille anche a MarioXXVI. Grazie mille, 2 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Mua. Grazie mille, grazie. A mo' funziona il mouse? O nemmeno? No, ha rotto. Incredibile, mouse rotto. Cioè, non funziona il mouse, non mi funziona più. No. Aspetta. Ah. Funziona! Funziona! GG. Zitti tutti. Che funziona. Porca troia, Dio. Li beccati della Madonna che stava a tirare, guarda. Solo Dio Cristo lo sa. Zitti tutti che funziona. Zitti. Allora, Arcane funziona qua. Apriamo subito Garry's Mod. Chiedo scusa al ragazzo, ma purtroppo... Vabbè, me farò perdonare in un altro modo. Speriamo che ci sta ancora. Ma te non hai detto nulla di male. Eh? Ma te non hai detto nulla di male, anche il McDonald's fa male, eppure è gigante. Beh, oddio. Bisogna dire le cose come stanno. Se lui dice che la level up fa schifo perché è piena di zuccheri, poi non è vero che è piena di zuccheri, è diffamazione. È una diffamazione. Oltre che un commento da ignorante. Il McDonald's... Si è mangiato tutti i giorni, ci sono studi, ci sono studi che, diciamo, certificano che il McDonald's mangiato tutti i giorni, potrebbe non è salutare, non è molto salutare, ecco. Ok. Cioè, se uno va a vedere le proprietà nutritive di un McDonald's, ok? Di un McDonald's.
Ma non mi funziona qua. Vado a vedere tipo le calorie. Calorie. Allora, le calorie del McDonald's. Ok. Una porzione di patatine fritte, ok, grandi o medie, ma facciamo medie, ok, 330 kcal. Ok, 330. Più Grand Crispy McBacon. 7,28 e già stiamo a 1000. Più dopo ci prendi ci prendi un po' di altre cose e poi le patatine, diciamo, fritte non è che siano poi così salutari, ok? Così tanto salutari. Ok, se uno mi viene a dire sono tipo 1200-1300 kcal, che dovrebbe una persona ne assume circa 1000, dalle 1500 alle 2000 kcal al giorno bisognerebbe assumere, ok? Un menù del McDonald's, ok? Un menù. Se uno lo mangia McDonald's a colazione, pranzo e cena, diciamo, non è molto... Lo puoi fare una volta, lo puoi fare due, lo puoi fare tre, ma non è se lo fai tutti i giorni. Se lo mangi tutti i giorni, non è, diciamo, molto, diciamo, non voglio dire che non è salutare, però, diciamo che è, per tutte quante i grassi saturi e insaturi che ci stanno, diciamo, non è molto salutare, come posso dire? Non è molto salutare a livello di grassi e di cose, quindi uno può dire che, diciamo, è pieno di grassi. Pieno di grassi, quindi lo può dire una cosa del genere, ok? Lo puoi dire, perché comunque è una cosa vera. Se tu invece mi dici che la Level Up è piena di zuccheri, quando io vado a vedere qui dentro i valori nutrizionali, ok? Che c'ha, questo qui c'ha una chilocaloria, questo qui c'ha una chilocaloria, questo qui, valore nutrizionale di questa roba qui. Una chilocaloria qui, una chilocaloria, ok, per 100 ml, ok, una chilocaloria, e questo qui è 500 kcal, cioè 5 calorie, ok, una roba del genere, sì, a livello di caffeina ce n'ha 15 per 5, è tipo come se fosse due caffè questo, come se fossero due caffè circa questo qui, più caffeina e zero zuccheri, cioè, ripeto, se uno mi viene a dire che questo qui fa schifo perché è pieno di zuccheri, è una diffamazione. Quindi non mi venite a dire che non ha scritto nulla di male. Che dopo mi fate ingazzare come una bestia. Perché ci tengo a... E parli, le ripeto, parli con i veri professori. Uè! Signorino? Ah, eccoci. Allora, ho mandato un gufo. Ti è arrivato Adrian? Sì, mi è arrivato, perciò sono venuto. Sì, posso un attimo confidarmi con Adrian, professore, un attimo, un po' te dico. Vieni. Ma questo qua ti vuole promuovere, mi ha detto. Sì, 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 ma vuole promuovere, mi vuole promuovere, ma tu non avevi detto che mi devo far bocciare? Sì, fatti bocciare, fai una cosa, fatti fare altre domande e dille male così ti boccia. Già fatto, però lui mi vuole promuovere comunque. Ho risposto. È proprio una testa di cazzo. È proprio una testa di cazzo, esatto. Con la Portos. Ma tu stai. Un vecchio di merda, bro. Esatto, proprio un vecchiaccio di merda, esatto. Vedi, c'ha pure la barba bianca. Già, mi sa che questo. No. Questo non gli si alza nemmeno. Ma non gli si alza nemmeno più questo la pacchetta. Sì, neanche con Wingardium Leviosa.
Vabbè, più che dirglielo tu, che poi fa. Dio, professore, non voglio essere promosso. Non perché ho detto ad Adrian di questo fatto, ma perché non mi sento pronto. Non mi sento pronto, esatto. Ma perché, perché vuoi essere... Cioè, perché tutti quanti mi state a dire che devo essere bocciato? Allora, secondo me... Ma chi che te lo dice? Quelli del primo anno o quelli del secondo superiore? No, tu, me l'avevi detto ieri, fate bocciare. Ma perché? Sì, ma io voglio stare con te, voglio crescere con te, cioè, tu non hai fatto l'esame oggi? No, è ovvio che non l'ho fatto. Perché? Però vabbè, se vuoi andare al secondo anno sei libero, però io volevo comunque stare ancora con te. Pure io voglio stare con te. Con te, stare sempre nella stessa classe. Beh, pure io voglio stare con te, voglio crescere, voglio stare sempre nella stessa classe. Ah, vabbè, allora se vuoi come me, se hai il mio stesso desiderio, allora possiamo, puoi anche dire al professore questo vecchio, diciamo, poco puntuale di che non te la senti per fare l'esame. Dì, il professore non me la sento. Vabbè, non è un professore, quindi, signor Newt, io non me la sento di fare, di essere promosso al secondo anno. Perché non ti sei fatto promuovere? È perché non conosco ancora Protego per me. Ma poi perché? Non capisco, Silente ti ha fatto imparare tutti gli incantesimi, a me niente. Bah. Vabbè, fa niente, tanto comunque li imparerò. Altrimenti quest'ora eravamo entrambi al secondo. Che devo fare, raga? Che devo fare? Lo passo o non lo passo? Vabbè, magari... Sì, magari... Porca troia che... Sì, che non ti senti pronto, che non lo vuoi fare perché hai paura, che ne so. Menta una scusa. Mettiti a piangere, Voi per un amico? Vi fareste bocciare per un amico? Vi fareste bocciare per un amico voi? In chat? Per stare in classe con lui? Perdere un anno di scuola per un amico. Volevo rimanere con te perché non lo so, sento qualcosa che ci unisce. Sì, Twitch. Cos'è Twitch? C'è un canale su Twitch, questo normale che vuole che Tilius. Non lo so che cos'è, non lo so, ho detto una parola a caso. Una cosa babbana. No, ho detto una cosa a caso. Vabbè, qualsiasi cosa tu intendessi con Twitch, a me non interessa. Di cosa sia, non mi interessa neanche cosa hai detto, non so. Vabbè, non mi interessa, insomma, quello che hai detto. Quindi, in tutti i sensi. Poi, io ero interessato a Quintilius Macchiati, devo dire la verità. Volevo essere tuo amico. E punto e basta, volevo rimanere con te. Sì, pure io, però se tu non ti sei fatto promuovere, però io come devo fare? Io devo farmi promuovere o no? Perché io sono indeciso, perché, insomma, tu, ok, amici, vabbè, amici per la vita, come te pare, però, nel senso, pure io voglio stare con te, però il problema è che se qua io vengo bocciato dopo ho un problema perché non imparo le nuove magie, capito? Vabbè, Quintilius, se tu pensi davvero che il motivo sia quello, allora, non lo so, passa l'esame, che ti devo dire? Okay. Se tu che decidi, mica io. Io che sono per decidere cosa devi fare tu. Se tu te la senti di passare l'esame, beh, passalo. Cioè, non, mica io ti devo costringere a farlo. Vabbè, dai, adesso... Poi, per quel motivo lì, in realtà non mi interessa. Ma tranquillo, era niente di che, scusa. Tranquillo. Dai, vabbè, a mo' ci penso io, dai. Mo' ci penso un attimo e... professore! Professore, sì? E ho preso una decisione. Dica. Non mi sento pronto per fare questo passo avanti, per andare al secondo anno. Signorino, non ci sono seconde occasioni, perciò io le dico che la devo promuovere per il semplice fatto che... No! Allora, adesso le spiego. Semplicemente la cosa è che ha fatto una domanda sbagliata su tutte.
Ma non è vero, lo sbagliate tutte! Tutte lo sbagliate! Oh, questo è di... non è vero! Ma lo sbagliate tutte, professore! No! Buona fortuna! Allora, in ogni caso, potrà sempre stare con il signorino Cliff. Dopo le lezioni e anche durante... No, professore, no! So, vada fuori. No! Tutti fuori da qua. No! No, ma fate la magia! No, fuori tutti, è un amore. Adesso sei anche più alto. No, perché, professore? So, andate fuori. No. Niente. Ho promosso. Vabbè. Bastardo. Ormai... Niente, ormai... È andato così. Vabbè, non fa niente. Te lo dico. Ha deciso lui. Non è stata una decisione tua. Ma perché sei stato... bocciato? Ma non so stato... Io non l'ho fatto manco l'esame. Perché? È perché non c'ho proteico, non c'ho Vermilus, non c'ho Lumos, non c'ho un cazzo. Lumos nemmeno io ce l'ho. Ma come non c'è Lumos? Ma no. Vermilus proteico sì. Ce l'hai, no? Sì. Avis, Fumos, questo qua ce l'hai, no? Grazie, babbo! Vabbè, sì, ce l'hai. Sì, l'altra sì. Volta... Ok. Vabbè, c'hai tutto. C'ho... Lumos ce l'ho. Babbo, ma in teoria proteico e Vermilus posso sempre recuperarle, no? Cioè, sì. Non so, aspetta, gli chiedo a quel pelato là dentro, a quel vecchio, aspetta. Sì, vai. Boh, se n'è andato. Non so dove è andato. Lumos! Ah, ce l'hai Lumos? Sì. Ah, che bello. Lumos. Andiamo. Porca troia. Mi dispiace, guarda, ho fatto di tutto per farmi bocciare. Ho fatto di tutto, giuro. Ma si vede che ti voleva promuovere questo vecchio. Se no ti avrebbe bocciato. Vabbè, merda. Ci sta, silente? Sì, non lo so se c'è silente. Mi mando una pergamena, aspetta. Scamander. Sto visciune. Aspetta. Oh, scusami, Quintilus. Allora. Ho fatto, mandato io. Ah, già fatto, ok, perfetto. Ma aspettiamo allora al massimo. Porca troia. Una risposta giusta. Una giusta su 10 domande. Promosso. Ma che cazzo di scuola è? Cioè, non lo capisco io. Mamma mia, vabbè. No, più che altro mi dispiaceva il fatto che tu pensassi davvero che volevo stare con te soltanto per quella cosa là. Mi spiaceva molto queste due idee nei miei confronti. Aridai, lo so che fai streaming, ma tranquillo, non è successo niente, tranquillo. No, ma non... cioè, a me non mi conta, capito, la visibilità, non mi interessa, capito? Ma vai tranquillo, ancora questa storia, tranquillo. Tranquillo. Te lo dico perché qua è pieno di gente che, insomma, si avvicina a me solo per visibilità. Tranquillo, non è un problema. Dipende come lo fai. Se lo fai perché ci tiene a me, è un conto. Se lo fai perché ti interessa solo quello, è un altro tipo di discorso. Allora, io ci tengo sia a te, sia... Cioè, comunque, se non ci fosse stato questo fatto di... Come hai detto tu, la parola di prima... T'avrei comunque assecondato, dato che il tuo personaggio, come diciamo, come tu lo stai facendo,
È comunque, capito, è comunque molto divertente, cioè, capito che ti diverti molto, capito, essere una persona del genere, perciò ti ho secondato. Vabbè, giustamente, sì, anche per te sono vicino a te, non solo per, cioè, capito, non solo per il fatto del tuo personaggio, anche per quello. Ecco qua, mi sa che è silente. Eccolo, eccolo. Vai tranquillo. L'altra volta abbiamo fatto cadere. Mi manda il preside dove ti trovo. Ma chi è Arbel? Arbel Simons, è quello là cattivo, sì, che hai sfidato l'altra volta. Il preside. Ma che cazzo dici il preside? Ma ha mandato, ha detto che il preside l'ha mandato. Aspetta, Arbel. Allora, chi te l'ha inviato la ricca? Cioè, Arbel, non mi rompe il cognome, il nome. La bacchetta. Voglio parlare col professor preside capo scuola Albus Silente. Chiaro? Quintilius. Oddio, quinto capocchia. Quindi Capocchia non era un cognome. Guarda proprio, Adrian, ho bisogno di te. Sì, eccolo, Xandre, come stai? Salve, bene. Sto secondo anno, hai visto? Sono stato promosso. Benissimo. Ho fatto un esame impeccabile, ho risposto a nessuna domanda. Farò finta di crederti. Ti giuro, non ho risposto a niente e sono stato promosso, Lumos. Farò finta di niente. Ti giuro, ho fatto di tutto pur di non farmi promuovere. Non mi hanno promosso. I tuoi trucchetti, grazie. Trucchetti, ma che trucchetti? Qua io sono raccomandato. Vabbè, comunque perché c'è bisogno di me? Vedi un attimo, aspetta, prendo la pergamena. Vieni un attimo. Certo. I due in streaming, che ho fatto? Ma scusa, perché stai a mannaffanculo la chat mia? Cioè, non ho capito. Scusami. Adrian! Ma perché mi stai perché hai mandato a fanculo? Ah? Perché hai mandato a fare in culo? Perché hai mandato a fare in culo? Che cosa? Perché li hai mandati a fare in culo? Ma chi? Mi sta salendo un po' contro la Bibbia. Mi sa anche a me. Vabbè, andiamo. Comunque, qualsiasi cosa stai dicendo, di sicuro non era riferito a te, Quintilius. Ok, vai. Andiamo, Oxander. Ciao. Non era lui? Non ci sto a capire un cazzo oggi. Non è lui? È lui. E segue lo streaming di...
Mandate a fanculo tutti. A te sono Adrian Cliff su Emeralds, mi hanno bannato. Inoltre fa schifo quel server. Ma come non è lui? Allora, aspetta. Oh, no! Allora. Io ragazzi ho fatto una roba del genere perché ho detto, allora questo qui si chiama user i2 in streaming, ok? Lui sì. Allora praticamente perché questa persona qua mi ha scritto praticamente, orca, perché mi fa così la chat e non mi fa andare sopra? Adesso fa porco. Ciao, sono Adrian. Ciao, sono Matteo, sono Adrian di RP, ti è crashato, sono Adrian, sei grande, sono Adrian. Sì, sono io su Arcane. Due streamer, Matteo, siamo due streamer nello stesso server. Matteo, siamo due streamer, io e te. Per questo gli ho detto, guarda che... Per quello, cioè, nel senso... Per quello gli ho detto. Adesso fa RP con me, la sera. Io streamo su Harry Potter, ma lui non lo sa. Matteo su RP fa troppo ridere, sono Adrian, Matteo. Cioè, nel senso. Ma alla fine spam di cose, c'è pure che mi fossi spammato, nessuno mi va a seguire. Cioè, io che devo pensare? Poi vanno a fanculo tutti alla fine. Cioè, nel senso, raga, non è per cattiveria, capito? Però... Cioè, nel senso... Io ci faccio RP perché comunque è simpatico e tutto. Nel senso... Però raga, non insultatelo per favore. Allora, comunque, dicevamo. Grazie mille, Giovi Clau. Grazie mille, bellissimo. 7 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Un bacione enorme, grazie mille. Grazie mille anche a Religios. Grazie mille, 2 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Grazie mille. Grazie mille anche a Black Humor. 7 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Grazie.
Allora, grazie mille anche a Pixie TFN, grazie mille della sub, anche a te, Erpredi, 100 bits. Ma te, se nascevo donna, te la sparmavo in faccia come una crema solare. Allora, ci sono state alcune ragazze che me la volevano spalmare sulla crema, sulla faccia, come se fosse la crema solare, ok? E io ho detto di no, Però, Preddy, magari, se tu fossi nata donna, eri simpatica, allegra, e insomma, e tante altre cose, tante altre belle cose, un pensierino ce lo facevo. Purtroppo sei nato maschio, a me Lucazzo non mi piace, quindi mi dispiace, ma penso che staremo separati per sempre per la vita, ecco. Però un'amicizia magari non mi farebbe male. Allora, dicevamo, grazie mille a Peppe Lizzo, grazie mille 9 mesi di resub e Arfi Napoli 29 mesi. Grazie mille ragazzi, grazie. Allora, dov'è che si piglia da magna, porco? Oh, porca troia. Oh! Cazzo, mi so, porco. Oh! Oh, 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 e porca troia, fammi aprire, porco! Oh! Ma fai aprire? Oh! Oh, apro io, apri tu! Ma fai aprire? Oh! Ma fai aprire? Oh, apri, Dio! Porco, porco, apriti! Apri! Apri, sta apri, oh, oh, apri tu, apro io! Oh! Porca troia! Oh! Oh, fermati! Fammi aprire me, fermati! Ok. Oh, cazzo! Ciao, Windilius! Ci avete da bere che ho una voglia di bevi? Sì, sì, sì. Porca, voi ancora del primo anno? Piglio tutto, piglio tutto. La burro birra. Una birro birra. Eh sì, piglio pure questo. Oh, noi siamo arrivati ieri, ti ricordo? Ah, grazie. Sì, sì. Comunque, ragazzi, Lumos. Purtroppo, visto che bella magia? Comunque, niente, purtroppo mi hanno promosso. Ho fatto del tutto per farmi bocciare, ma niente. Ma come? Sei stesso anno? Dai. Sono lo stesso anno, Purtroppo sì. No, purtroppo, tanto alla fine qua siamo tutto quanto il paese, ognuno... Come si dice, tutto il paese. Dire la verità, quando hai pagato, Quanti galleoni è uscito? Pagato? Ma io non ho risposto a nessuna domanda! A nessuna! Sì, tutto sbagliato! Tutto sbagliato! Mi ha detto, me lanci un Lumos? Gli sono lanciato un Labis! Mi ha detto, me lanci un Fumos? A che serve? Gli sono detto, Fumos è le scoregge! Quando serve per spaventare i nemici, tiri Fumos! Sente puzza di merda e via! Una scoreggia! In che ramo ti vuoi specializzare, Quintilius? Te l'hanno chiesto? Sì, però ho detto magia oscura! No, un altro Facturam! Ad Facturam? Cioè, sicuramente sei un facturarum. Quindi fai le fatture? Sì. Le fatture intorno agli occhi, però. Con la partita IVA o senza? Senza. A nero. Allora, grazie mille Sefirot, 7 mesi di resub, grazie mille. Grazie mille anche a Andrea Serinelli. 15, se gli vuoi raggiungere. 15 c'è stato adesso? C'è il preside. Andiamo, il preside, devo parlare col preside. Ci ho fatto una scoperta incredibile ieri. Ho scoperto un passaggio segreto. Devo parlare assolutamente. No, non posso dirlo. Devo dirlo. Però ho scoperto un passaggio segreto che porta direttamente nel castello. Che dai sotterranei. Che nei sotterranei ti porta dentro il castello, diretto. Ma Quintilius, in questo passaggio segreto ci sono le. Un passaporto, Ah. Ma ci sono le fodere a pagamento in questo passaggio segreto? Le fodere a pagamento? Sì. No, però oggi... Orco demonio questo, madonna! Ma sai, guarda che io prima o poi, guarda, ti tiro un lapis! Ma dai! Prima o poi un mazzo. Allora. E questo è il quadro. Sì, è passato un anno, ancora ti ci devi abituare. La fodera? E la fodera, oggi ne ho vista una di fodera, madonna che bella fodera. Ma era a pagamento? No, non era a pagamento. No, allora, le fodere a pagamento, quelle stanno per strada. Ah, ok. Sì, se tu esci dal castello, vai per strada, insomma, tra Hogwarts e Hogsmeade, che stanno. No, veloce, quindi le la notte. E poi spolazza. La notte, però devi stare attento che te se mangiano poi, ok. Devi stare attento che te se mangiano dopo, ste fodere a pagamento. Ah, sì? Le fodere a pagamento. Mordono. Mi mangiano la bacchetta? Beh,
Eh sì, ah, te mangia la bacchetta, dopo te ritrovi senza era, bacchetta, ma, dopo ma un problema. Ma è una vera bionda o una finta bionda? No, una fodera scura, nera. No, ah, nera, nera. Sì. Ok. È tutto dritto il preside comunque. Prima tutto che dritto? C'è... Vado. Tutto dritto. Un po' a destra, un po' a destra. Un po' a destra, un po' a sinistra, un destra, destra, sinistra. Preside! Preside! Sono passato l'esame! Sono dal secondo anno! Non c'è. Come non c'è? No. È andato via. Come è andato via? No, non come è andato via. Dovevo parlare con Preside. Qual è la tua grande scoperta? Eh? Hai fatto una grande scoperta. Oh. Qual è? Però devo parlare col Preside. No, il Preside ha detto di occuparcene. No, io voglio parlare col preside, mica con voi. Ma il preside ha detto di occuparsi. Ma poi vengo a dirlo a te che sei una grande rottura di bacchetta. Allora, rottura di bacchetta, valla a dire a qualcun altro. Sei la ragazza più antipatica. Sei la ragazza più antipatica che io conosco in questo cazzo di castello. Allontanati. Che? 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 Oh. Ma che è? Capodanno? Magari. Capodanno a Napoli! Se cerchi il paese... Nico, sei strano. Capodanno dov'è Napoli? Ma che è? No. Che ha fatto, Che ha fatto? Non me ne sono... No, conosci Napoli? Non si dicono queste cose. Orca, scusami, mi sono cagato sotto. Bombarda. Ma c'è bisogno. Come? Non si dicono? No. Perché? Non si dicono. Perché sennò i piani alti si arrabbiano. I piani arti? E che io conosco Arbus Occidente, qua le leggi le faccio io, mica Arbus. Ah, ok. Auguri. A posto. Un plato, touch. Clary, mi puoi curare. Comunque, Clary, vuoi vedere una magia che ho imparato? Nuova? Aspetta un secondo. Ancora. Ma è cosa? Pericolo, me! No, 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 Periculum no. Pericolum me! Chi è che è caduto, ragazzi? No, 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 che ti porta la scabana. Che? Per pericolo. Ti porta la sì, un finto pericolum è punibile dal ministero. Ma mica è finto, è vero. No. Pericolum è! Ho capito, ma non hai veramente bisogno di aiuto. Ma è vero o finto? Vabbè. Perché solo in estrema necessità bisogna farla? Sì, solo se hai bisogno di aiuto. E invece Fumos? Fumos lo puoi fare. Fumos sì. Ok, tanta roba. Fumos. Io devo ridarti un libro. Sì. Fumos. Posso ridarlo a Dustin? No, dovresti darlo a Dustin. Fumos. Fumos. Sicuro che non posso ridarlo a Drumox. Lo so. Ignora. Vai avanti. Mi scusi, Fumos. Ma chi ehi! Ti stai esercitando? Si è incazzato perché non ti eserciti dietro 10 metri più in là? Quanto? 10 metri più in là. Perché non andiamo 3 metri sopra il cielo? Ecco qua. Se vuoi ti ci mando sopra il cielo. Mandalo. Posso via. Mandacelo, Daniel. Manda. No! Aia, che dolore! L'ho mandato. Avis, no, mangia del subicione. Non credito. Avis. Ma che è qua? Per me? Chi è? Chi è stato? C'è nessuno? Dove è andato il Ghirlandoro? Ricto sembra! Non si entrano dentro i camerini! Esci di là! Flipendo! A bastardo! Nico, è lui! La smettete tutti e due! È lui!
Nico? No. E tu non aia, che dolore! Provaci ancora. Perché? Che ho fatto? No. Chi mi ha schiantato? No, ho tirato con lo show. Cosa è successo? Non ho fatto niente, non ho fatto. Non fa male. Hai bevuto la mia burro birra. A te sei quella di prima? Rick, tu sembra. Aiuto! Ma lasciagli la burro birra. Ripendo. Con lo show. Aia, che dolore! Sì, sì, aspetta che arrivo al quinto anno, imparo Avada Kedavra, poi... Ma cosa? Arrivo al quinto anno, imparo Avada Kedavra, poi te faccio vedere. No, veramente. Non l'hai presa tu? Lumos. No. Giura. Giuro. Ma smettete di spingere, porca miseria, che è primo anno, ma... Vabbè. Sto andando a prendere del cibo. Comunque, vieni qua. Come ti chiami? Te, Clary? No, come ti chiami? Cali. Sì. Lei è Anastasia? Sì. Ah, Anastasia, devo parlare con lei assolutamente. Ma va? Vieni. Dimmi. Ho scoperto un passaggio segreto. Dove? Però è molto pericoloso. Perché? Il preside mi ha detto che devo parlare con Clary. Però Clary, quella mi sta sulla bacchetta. Io non posso. Devi parlare con Clary per cosa? Per capire no. Dove porta? Esatto, il preside ha detto che doveva occuparsi Clary e loro. Cioè, però io o Clary o te posso parlare anche con lei, penso. Ho scoperto un posto veramente oscuro. Dove? Vuole venire con me? Io lo faccio vedere? Ma non ci andiamo in due se è pericoloso. È molto pericoloso, ma io... No, ma non è pericoloso. No, alla fine è un passaggio segreto che porta dentro... Insomma, è una passaporta. Ok. Però non dirlo a nessuno. Oggi, ma vogliamo andarci da soli? Sarà... Non possiamo, dobbiamo andare con qualcun altro se è pericoloso. No, io e lei da soli. No. Guarda, ci mettiamo tu subito. Tu non hai magie. Ma non è pericoloso, non ci stanno mostri, è solo che c'è una stanza molto particolare, non ho mai visto una stanza del genere. Ok. Sì, Cali. Io mi fido solo di lei. Proviamo. Prendi. Andiamo, venga. Mi devi fare una promessa però. Devi fare una promessa. Per favore, possiamo parlare? Grazie. È per me? Grazie. No, era per me. Ah, mi scusi. Non capisco. Mi scusi. Allora, mi devi fare una promessa che non lo dice a nessuno però. Sì. E soprattutto mi devi promettere che non sei una maga oscura. No, sono una studentessa di Hogwarts. Che è successo? Sicura? Conosci maghi oscuri? No. Ok, allora puoi venire con me. Andiamo. Sì. Un posto segreto. Vediamo. Vieni. Dobbiamo. Allora, non so la strada, bisogna prendere il treno. Bisogna prendere. Di qua? Sì. Dove vai? Però non ci deve seguire nessuno perché dopo è un casino. Speriamo non ci segue nessuno. Sì, sì, guarda. Sarà una stanza solo mia e tua. Chi è? Rick, tu sembra! No, porca troia! Fribendo! No, non toccarlo. Io? Ma chi lo sta toccando? No, non te sto a toccare la bacchetta. A dopo. Chi è, il ragazzo tuo? Oh! Fai. Ah, mi hai dato una bottarella. ma che è qua? Oh. Ah, ecco, proprio qui dovevo venire, sai? Rick, tu sembra. Ma chi cazzo è? Ma chi è? Chi sei?
Chi sei? Identificati. Eric sono. Ah, il mago scuro. Lo sapevo io. Sì, certo, il mago scuro. Me la fai vedere la patacatabra? Non ce l'ho. Ma dove sta Anastasia? Stava con me. Non lo so dove sta Anastasia, era il 15. Anastasia! Però. Stava qua. Anastasia! Anastasia, dove stai? Crashata. Anastasia! Ma... Anastasia, hai visto Anastasia? Ma avete visto Anastasia? È ancora al 15. A 15. Ma come? Vicino stava con me? Tavoli. Ma stava con me, stava? No, invece mi sa che stava al 15. Ah, ok, via. Ecco la scary buff, ok, perfetto, ok. Era crashata. Oh, anche meno. Si era un attimo... Si è appisolato, sì. Sì, il cervello gli è andato in blackout, non il cervello. Esatto. Ma da qua si passa per andare... ma che cazzo, ma mica lo sapevo io. Anastasia! Anastasia! Non riesco a muovermi. Aspetta. Ok. Ero andato allora. Un attimo a diagonale, sì. Sì, vieni. Sì. Ah, diagonale era andata, ok. Così si chiama. Vieni. Parla piano, dobbiamo un attimo assicurarci che quelli non ci stanno seguendo. Secondo me ci stanno seguendo. E ve ne inciamo. No, non c'è nessuno. Sicuro? Sì. Aspetta. Fumos. Andiamo. Ho scoperto una passaporta qua sotto che praticamente te porta dentro il castello di Hogwarts diretto, ma c'è sta una stanza veramente molto segreta, molto non so che cazzo. Vieni qua si attiva una specie di chiave e c'è stato tu la conoscevi Ludomino qua sotto? No, vieni, eccola, vedi? Ma che stanza è questa? Che... alza un po' la voce. Ok, tanto qua non ci sente nessuno. Ma che magia è qua? Ma che c'è sta qua dentro? Lo vedi? È sicuramente un corridoio di Hogwarts questo. Vieni. Vieni qua. Oi. No, aspetta, come... ecco. Qua. Ce la fai? Sì. Una mano. Vieni. Lumos. Vieni. Ecco, laggiù, secondo me, c'è sta una stanza segreta. Ieri l'ho vista, ma è veramente una stanza molto pericolosa, secondo me. Ci stanno degli attrezzi che non ho mai visto in vita mia. Attrezzi magici. Ma c'è qualcuno dentro? Ma che ne so, no, non c'era nessuno, non c'era, è vuota. Però c'era un quadro con... c'è stava pure Piton, c'è sta pure Piton... No, il Piton non c'era. Non c'era Piton, c'era, però c'è sta Albus Silente da giovane. Non so che stanza magica è. Vediamo. Non c'è nessuno, non c'è. Solo che è molto pericolosa, secondo me, non lo so. Non mi chiede come cazzo ho trovato sta stanza, ma... ecco, li vedi? Eh sì, questi sono tutti professori. Ma chi è quello? Vedi, tutti i professori? Ma che cazzo lo so quelli? Quasi ma io tutti non... i professori, sì. Quasi tutti? Eh sì, tipo quel signore lì dietro la donna con i capelli viola, non è un professore, quello un po' cicciottello, è così. Luneru? No, Luneru è un professore, il quello che c'ha... Il secondo a destra. Ah, secondo a destra. Non so chi sia. Questi, gli altri sono tutti professori, più o meno, sì, tranne... Ma Albus è giovane, Ma al minimo ci avrà 50 anni e meno. Sì. Morgana, e cos'è questa stanza? Ma che ne so? Guarda qua che ci stanno le cassaforti qua, ma che... qual è la password? La cassa dell'ordine, che sarebbe? No, non la so, la sa solo il proprietario. Provo io, ci provo? Proviamo.
non funziona la password. Fammi un po' vedere. No, funziona. Sono segrete, sì. Sono segrete, sì. Questo sembra il posto segreto di qualcuno. Ma te hai... Potrebbe diventare il nostro posto segreto. Unico. Beh, con tutti questi che ti guardano, non so quanto sia segreto, però è sì. Più segreto del mondo questo. Solo mio e tuo. Anastasia. Mi piaci. Ok, ho capito. Tanto. Mi piace tantissimo. Ho capito, ma io sono fidanzata, quindi lo so, sai. Beh, rimarrà un nostro segreto. Non penso che a Daniel piacerà questo segreto. Ma chi è Daniel? È il mio ragazzo. Beh, un segreto tra me e lei, no? Io non ho segreti. Ma no? No. Rimarrà il nostro segreto, unico, speciale. Io non ho mai provato nulla di simile. La posso abbracciare? Preferirei di no, sì. No. Non mi piace, no. Non ti piace proprio l'idea? No. Io sono piccolo, lo so, sono piccolo. Sono quasi 14 anni, cioè in teoria ce l'ho 14 già. Sono del secondo anno, 14 anni. Però ti assicuro che anche se ho 14 anni, io ho una voglia veramente pazzesca di uscire da questo posto. No, ma qui è tanto accogliente, non vedi? Super accogliente. Io l'ho portata qui, volevo portarci lei per un semplice motivo, perché in realtà sotto sotto ho una cotta per lei, signora Anastasia. Sicuramente è così, è un grifondoro e questa è una cosa positiva, ma a me piacciono i ragazzi con i capelli neri, sì. Ma come Rattuso? Ma che cazzo dici? Sembra un Rattuso? No, ma che Rattuso? Rattuso è brutto, ragazzi, come termine. No, è brutto, Rattuso no, dai, Rattuso no, è brutto. Ci sei? Ci sono. È solo che io non mi sento Grifondoro. Io mi sento tutto un grifato, che è diverso. Morgana. Sì, usciamo. Aspetta. Qua poi ci stanno dei tavoli molto magici qua. Vieni. Questi tavoli qua, che sono? Tavolo aritmatico, che cos'è? Ci fai i lavori, i materiali dell'aritmanzia, sì. Lì lavori i materiali della runomanzia, lì alchimia e lì cura delle creature magiche. Ah, ma non sono tavoli speciali? No. Questa è una stanza segreta di qualcuno. Sì, qui ci si raduna. E qui che è? È un tappeto. Un tappeto? È troppo scuro. Secondo me qua ci sta una... Oh! Ma che è questo qua che fa male? Sì. Ah, pensavo fosse... qualcosa. Va bene, comunque la cosa più assurda di questa roba qui, sai qual è? Il passaporto, vieni. La passaporta. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. E come cammino se chiudo gli occhi? Ti guido io con le mani. Vai un po' più avanti. Allora, girati. Vai un pochetto più avanti. Un po' più avanti, piano piano. Avanti. Avanti, un po' più a sinistra, ok, avanti, ti sto guidando con le mani sui fianchi, avanti. Allora sulle spalle, avanti, piano, ferma, gira da sinistra, verso dritta, un po' più dritta, ok, qui c'è una porta, prova ad aprirla, senti la maniglia? No. Eccoci! Magia!
Ma si può tornare indietro? No. Ma come no? No. Mm. Io te l'ho detto. Lì, secondo me, la usano per sfuggire da qualcuno. Tipo se c'è un passaggio segreto, sì. Un però passaggio segreto. Ci siano tutti i professori nel quadro. Esatto, io devo parlare con Albus di sta cosa. E non ne hai ancora parlato con Albus? No, dicono che devo parlare con voi. Ah, lui ti ha detto che... Ok, esatto. Chiaro, sì. Bene. Beh, è un posto Senti, segreto, ma... sì. Hanno fatto esplodere la casa di Hagrid, no? Sì. Ma non si possono prendere degli esplosivi e andare a far esplodere quelle casse là? Pure? E vediamo che roba ci sta dentro, il contenuto? E non lo so dove si vendono gli esplosivi. Forse a Noctis li puoi trovare. Ma tu non sai nulla. Cioè, te sei 7 anni che stai qua dentro. Dai, non credo che non conosci una magia che serve per aprire due casse. No, quando le casse hanno, come dire, la parola... Poi lì c'era un'etichetta con scritto l'Ordine della Fenice. Che cazzo è l'Ordine della Fenice? Dove c'è l'etichetta con scritto Ordine della Sulla Fenice? Sulla cassa, lì. Ah. Vogliamo tornarci? Te faccio legge. Non so cosa sia l'Ordine della Fenice. Ma quindi te sei fidanzata? Se vuoi posso prendere delle informazioni e te le faccio avere, sì. Ma quindi te sei fidanzata? Sì. Anastasia. Io ti aspetterò. Dove? No, ti aspetterò, nel senso... ci vorrà 4-5 anni, ma comunque ti aspetterò. 4-5 anni per cosa? 7 anni, 10. Se ci vorrà pure 15 anni. È perché aspetto che te lasci con il ragazzo tuo per poi inserire la bacchetta. Ma non è una cosa bella da dire. Ma come no? Una cosa bella è... Nel senso che io ti aspetterò che tu ti lasci col ragazzo. E non accadrà, no. Ma che ne sai? Può essere che te lascia lui, può essere che ti mette le corna, può essere... non credo proprio perché lo ammazzo se lo fa. Ah. Eh? Te hai mai tradito? No. Dai che sotto sotto te se legge negli occhi che ti piace, insomma. Guarda che con me è una relazione in maniera... sarà una relazione diversa da come la provi col tuo ragazzo. Perché il tuo ragazzo ti dà determinate emozioni. Io te ne do altre. Immagino, sì. E che emozioni mi dà il mio ragazzo, secondo te? Tuo ragazzo che emozioni ti dà? Ma la bacchetta non te la metti nella fodera? O te no, ce la metti da sola? No, di solito me la punta in faccia. Eh? Di solito me la punta in faccia e mi picchia. Ah! Eh? Lo spadaccino. No, è un mago. Ah! Ma... Bene. Sì. Io te la posso mettere dentro la fodera la bacchetta, però. No, io nella mia fodera metto solo la mia bacchetta. Ah, la sua? La mia, cioè la mia di Anastasia. Ah, quindi ok, usi la tua bacchetta per... Ok. Quando la tiri fuori, invece, fai così. Abracadabra! E poi quando la devi rimettere dentro... Vai, quando dentro fuori faccio così, confondo. Oh, ok. Oddio. Scusami, mi viene troppo un po' da ridere, però scusami. Comunque, Anastasia. Io... Allora, praticamente no, nulla. Quindi... Metti troppo per formulare una frase, però, Sì, sì. Allora, io pregherò tutti i giorni, aspetterò. Pregherai chi? Non lo so. Pregherò. Qua non esistono le preghiere qua nel mondo magico? No. E quando uno, quando tu, chi cazzo è? Chi? Ma scusami un attimo, Che ha fatto?
Ha fatto bene. Ciao Daniel. Ciao. No, dai, te prego, che cazzo è successo, dai? Cos'è? Tipo, vi state puntando l'humus in faccia a vicenda? Io scusa, non... me senti? Me senti? Sì. Devo andare un attimo, che vado un attimo a diagonale e poi torno, eh? Sì, sì. Un attimo. Sì. Divertiti. Un salto. Wow. Morgane. Poi mi dicono che non ho pazienza. Beh, insomma, non sei ricca di pazienza. Perché? Che è successo? Non è la tua miglior tista. Beh, diciamo. Diciamo da cocco, diciamo. Ma sono curioso di sentirmo. Ma quello che dipende dici. Dalle situazioni, Daniel. Dipende dalle situazioni, sì. Dio, Daniel, un ragazzo, eh? Il ragazzo? Allora, buona compagnia con Macchiati che poi torna. E tu dove vai? Non lo so, dove devo andare? Oddio. No, no, non mi incastri da solo con Macchiati un'altra volta. Ma che sta dicendo? Aspetta. Fammi alzare il volume. Sì, sì. Speriamo che mi porta le burro birra, almeno. Sì, sì, te lo auguro. Almeno passate una bella cenetta romantica. Daniel è contento. Ti schianto, Daniel. Qui si fa male se si cade da qui, eh? Come ti schianto? Macchiati è un ottimo pretendente, no? Per chi? Per me? Certo. Ah, sei fuori di testa. Sei anche mezzo sangue, quindi... Io già sono esaurita, e mi vedi? Sì, 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 vi ci vedo bene insieme. No, non credo, Daniel. Come no? No, perché Daniel lo uccide È prima. Piccolo, c'è Azkaban. Ma che piccolo, che ce l'ho più grosso insomma, dei marca puttana del ragazzo tuo! Si fanno anche da 30 e 50 sì, anni. Babani? Beh, quello è un altro punto da prendere in considerazione. Eccolo. Ma piccolo cosa che ce l'ho lungo? C'ho la bacchetta! C'ho la bacchetta lunga almeno dei 50 centimetri! Ma che stai dicendo? Vuoi vedere la bacchetta mia? Vuoi vedere? Tira fuori la bacchetta, Daniel! Insomma, per una bacchetta. Vai, Daniel. Per una bacchetta 50. Dai, Daniel, tira fuori la bacchetta, fammela vedere, vai. Fammi vedere la bacchetta, no, guarda quanto è grossa la mia, vedi quanto è grossa? Guarda quanto bianco, è grossa la bacchetta, fammi vedere la mia. La mia è di bianco spino. La tua è bianca, guarda, è bianca e fina. La mia è più ciotta, più grossa. È meglio, più grossa la bacchetta. Bene. Guarda, vai. E ora? Come fai a dire che ce l'ha più grossa lui, la bacchetta, che c'è la mia è piccola, la bacchetta no, mia? No, no, no. Io no, non ho detto no. Niente. No, tu hai detto che Quintilius ce l'ha piccolo, troppo no. Piccolo per me. Sì, l'hai detto tu, ho sentito, mentre stavo andando a... Ma, scusami, Macchiati, qual è il soggetto della frase? Io. No, no, ce l'ha, cosa avresti? La bacchetta. Ma bacchetta è femminile, perché hai detto piccolo? Ce l'ha, se dice... No, ce l'ha... Tu adesso hai detto ce l'ha troppo piccolo, non il puoi manico. Intendere la bacchetta. Il manico della bacchetta! Non lo seguo. Il manico è maschile! Sì, però nessuno qui ha mai parlato di manico. Ah no? Di che stavi no. Parlando? Vi lascio. Allora? Come? No? Che mi lasci? Dove? Dove? Clary! Clary, vieni qua, Clary, vieni, Clary. Cosa sta succedendo? Clary, chiude! Chi è? Clary! Dove andata? Clary! Clary, stai in aula magna?
pensa passa qua. Tarik, tu sembra. Anastasia, comunque penso che sia una delle prime volte che la vedo con i pantaloni e non con la gonna. Professore, perché sono entrata in acqua e quindi mi sono dovuta cambiare. Recto sembra! Signorino Quintino si sta rischiando. Ferma lì! Questo è il gioco, dobbiamo fare una alla volta? Ma lui... Però signorina Anastasia, l'ultima volta... L'ultima volta ha reagito in modo molto diverso. Mi scusi, lo ricorda? Allora, aspetta un attimo, no, era per fermarla, signorina. Sì. Ma tra poco vera, ma lui c'era nella foto, o nel quadro? Riposare. Lui c'era nel quadro? Okay. No. No? Professore, no. Charles White, no. Io le devo comunicare una cosa molto importante. Lei è un mago scuro? No, signorina. E allora deve venire con me, via. Sì. Perché il signorino Quintilius sa cosa sono i maghi oscuri al primo anno? No, secondo! Non so più del primo, solo il secondo. Ah, ottimo. Congratulazioni per la promozione. Grazie, ho sbagliato tutte le domande, però mi hanno promosso comunque. E quindi cosa mi deve dire? Allora, sì, in privato però, in privato. Venga, mi porti da qualche parte. Ho scoperto un passaporto, un passaggio segreto, una stanza segreta, ho scoperto. Ma è segretissima, io ci devo portare perché c'è stato un quadro e c'è stava scritto l'ordine della Fenice. Ma che è l'ordine della Fenice? La Fenice, che è la Fenice quale? Io non ho mai visto Fenice, io conosco Arantumandule e... Però le Fenici non ho mai viste le Fenici in vita mia. C'era scritto così. C'era lo quadro con Albus che c'aveva 50 anni fa, Albus. Una roba di 50 anni fa. C'aveva. C'è stava Hagrid, c'è stava là dietro. Poi ho riconosciuto un uomo. C'era un uomo con un occhio. Sì, un occhio finto. Un occhio finto. Poi c'era. C'è stava altre cose. C'erano. Sì, sì, la voce è bassa, ragazzi. E poi. Cioè, c'erano veramente cose su. Cioè, non c'era Beedon. Non c'era Beedon. Non lo so, mi sa che c'era. È una setta lì dentro. Te la devo far vedere. E poi c'era una passaporta. Un passaggio segreto che porta dritto per dritto dentro il castello. Vuole venire? Te lo faccio vedere? No, non lo vuole vedere. Mi ci porti? Andiamo! Allora, bisogna andare... Aspetti. Sì. Chi l'ha portata l'ultima volta? La signorina Anastasia ci ha portato solo. Solo lei conosce quel passaggio. Che scrivi? Che stai mandando la pergamena? No, signorino. Ma te sta roba non la sai? De che? Cioè, non so come si scrive in chat, se no scrivo pure in chat senza... Non urlare. Ah, così, aspetta. Ma... Cosa? Non so. Ah. No, fermo, non scrivere, vieni. L'ho scoperto ieri. Ti spiego una roba al volo. Non serve che scrivi. Sì, perché le passaporte possono essere scoperte solo tramite quest. Quindi voi non potete sapere l'effettivo passaggio di quella passaporta. Perché sennò rischiate di rovinare RP ad altra gente. Capito? Ma l'ho scoperto a... L'ho scoperto a caso. Appunto per quello non lo puoi sapere. Perché le passaporte non si possono scoprire a caso, vanno scoperte tramite quest. Perché noi staffer facciamo delle cose per i player per fargli scoprire altre cose. Ma è un dombino di merda, Ma è un dombino di merda. Ho capito, per te è un dombino di merda, ma per dei player è qualcosa di più importante, capito? Appunto, e beh, perché è annullata, scusami?
Io ti posso dire questo. Se in caso, se dopo ti... allora se vieni in assistenza se riesci, così ti spieghiamo per bene. No, ma ho capito, ma perché è stata annullata? Appunto per quello che ti ho appena detto. Perché diciamo che le passaporte si scoprono solo tramite sfida. Capito? Sì, ma c'è stava sto quadro là, l'ordine, c'è scritto l'ordine alla fenice. Tu case. Questa cosa non la puoi sapere, perché sennò vai a rovinare un sacco di RP ad altri. A chi rovino l'RP? Se parlo con i professori ho scritto appena. Ma tu, l'importante è che questa cosa tu la dica solo ai professori. Ma perché la stanza non devi... è la tua? No, non c'entro proprio niente io. Capito? Se vieni in assistenza dopo, più tardi, quando riesci, quando hai tempo, ti spieghiamo meglio, oppure anche domani. Però diciamo che queste sono info che devi scoprire appunto solo tramite delle sfide che ti fa lo staff. È questo il concetto. Ma se io la conosco adesso... La scena ieri sera è stata annullata. Perché? Ma non è vero, dove sta scritto? Non so se Pietro l'ha scritto, adesso aspetta, gli chiedo. Ma se non sta scritto da nessuna parte, nessuno ha scritto niente. La scena di ieri, quale scena, scusa? Aia, il professore può curarvi. Sì, te curo io. Presto sembra. Segno qui. Rispetto. Sì. Ciao Cali. Ciao. Grazie. Quindi vieni. Queste sono informazioni che se tu, un conto se vai a dire in giro che sei il mago più forte di tutti i tempi, che quella è una roba che ti puoi ruolare, io ti dovrei appunto portare... Ma se conosco un segreto del genere e vado da Albus, glielo faccio vedere solo ad Albus o a un professore, qual è il problema? Ok, se finché tu lo fai vedere a un professore, non ci sono problemi. Ma se io scrivo ad Albus... Gli dico, allora, ho fatto una scoperta incredibile ed Albus manda dei ragazzi del settimo anno a dirmi, dillo ai ragazzi del settimo anno. Albus. Sì, ma c'è un problema, non tutti i ragazzi del settimo anno, perché c'è gente che con questa questione qua non c'entra nulla e stanno facendo un RP completamente diverso. In questo modo tu rischi appunto di rovinare l'RP ad altri. Perché? Che RP rovino? Cioè, nel senso... È semplice, praticamente quella stanza lì è di altre persone di cui la conoscenza non deve essere detta, se non a chi appunto può effettivamente entrarci, ok? Anche perché se loro ti beccano lì dentro ti possono lanciare incanti e muori. Appunto, okay? Appunto, allora RP è... Sì, RP, ti ripeto, le passaporte... Ok, si possono scoprire solo tramite questo, cioè delle sfide che noi facciamo a te e facciamo agli altri player. Ti capiterà prima o poi di ricevere una quest e di scoprire qualcosa, ma sono cose che decide il team lore di far scoprire. Perché se tu trovi, non so, la passaporta, ti posso fare un esempio, e se tu vai in aula di runomanzia, scusa, non in aula di runomanzia, in aula di babbanologia, ti fai portare... Lì ci sono delle passaporte che puoi scoprire, ok? Quelle sono cose che puoi scoprire, perché alla fine ti fanno solo spostare più velocemente nel castello, ma questa è una passaporta che riguarda lore e quindi riguarda la storia del server, tutto ciò che lo circonda. Appunto, ho scoperto qualcosa di grande. No, scusa Matteo, scusa, ti interrompo. Come hai scoperto la passaporta? Ieri. A caso. Sì, ieri cliccando a caso? No, ieri. Allora, praticamente una ragazza, mentre stavo lì, che c'era, come si chiamava? O Clary o quella con l'occhio cinesina, lì, non mi ricordo. Clary è un po' impossibile. Okay, no, okay. Mi sa che era Clary, mi sa, o quell'altra. Lascialo spiegare. Sì? E praticamente, niente, ieri stavo lì, stavo... No, fermi. Mia.
Puoi venire un secondo in assistenza? Perché sono qua, si avvicina la gente, è normale. Sì, vengo in assistenza. Grazie. Madre di Dio. Madre di Dio. Ma che cazzo sarà quella Madonna? Chissà che cazzo sono scoperto ieri. Ma fatemi un incanto, una magia che dimenticherò tutto. Che cazzo ne so. Datemi una pozione. Madre di Dio. Dove metto? Vabbè, ok che non potevo scoprirlo, però l'ho scoperto. E mo qual è il problema? Sto in assistenza azioni. Mi senti? No, scusa, Rick, tu sempre. Sto in assistenza azioni. Ok. Ciao caro. Eccoci. Allora, il punto per capire meglio la situazione. A te te l'hanno mostrata, giusto? No, non me l'hanno mostrata. No. Ieri stavamo a mangiare caramelle dentro un negozio delle caramelle. Ok. Una ragazza lì, non so che cazzo ha toccato. Ha toccato una roba che poi dopo la statua si è mossa. E allora... Ma è stato involontario. Okay. È stato involontario? No, il punto no, se capisci questo. Si è mossa la roba. La statua, e lì sotto c'era un dombino. E siete imboccati, va bene. Il punto sono giambato lì dentro, poi per tornare sopra, non si poteva tornare sopra. Siamo andati avanti e abbiamo trovato una porta che ti porta direttamente a Hogwarts. Ok, il punto è questo qua. Nella vita reale, la gente non si metterebbe a toccare tutti i muri e tutte le cose presenti nel negozio, perché io so un bambino di 13 anni. Sì, ok, c'è un ragazzino di 14 anni, per carità. Io non so i ragazzini di 14 anni come comportano. Ma un ragazzino curioso. Sì, però letteralmente lì bisognerebbe toccare ogni centimetro di parete del negozio, capisci che è infattibile, anche perché comunque l'avete fatto davanti a Amelia Everlast, che è un NPC che lavora al negozio, e quindi verosimilmente quella persona vi avrebbe detto no, cosa fa? Allo stesso modo se avesse preso di una bacchetta, avesse iniziato ad incantare in giro. Si fa. No, non ho adesso capito, scusa, io non ho toccato la cosa che faceva muovere la statua. Ma infatti non stiamo dicendo che la colpa è tua, non stiamo dicendo che la colpa è tua, per carità. Stiamo dicendo che però quella cosa porta in questo modo non si poteva scoprire, perché è una cosa completamente inverosimile. Adesso bisogna capire questa situazione, perché effettivamente non è stato mandato nessun messaggio per annullare questa cosa, e io infatti questa roba nemmeno nella conoscenza. Ora, io avevo mandato una pergamena ad Albus, che volevo parlare con Albus, solo con lui. Certo. Okay. E poi ho scoperto che Albus ha detto ai ragazzi che occupatevene voi, del settimo anno. Okay. Ma tu questa cosa l'hai detta a qualche studente? A cosa? Là, solo a... come si chiama? Anastasia. Ecco. Ti dico una cosa, ok? Che tu ovviamente sei OC. Sono due fazioni contrapposte. Ok, quella di Anastasia e quella di... Vabbè, non c'è bisogno di tu dici, sì, esatto. No, anche no. Vabbè, ci stanno due gruppi, ok, due fazioni. Sì, ma non è quello l'importante, non ci andiamo a focalizzare sul motivo del perché
Dimmi, Leonax. Il punto è il come si è scoperto sulla sorta, perché se lui il passaporto è stato scoperto da qualcuno che ha premuto e a caso sulle pareti e per pura fortuna è riuscito a trovare il punto che apriva il passaggio, quella cosa non si può fare. No. E adesso controllo. Proprio non esiste che succeda così nella vita vera, perché tu capisci che quando vai a cliccare significa che il tuo personaggio interagisce con quell'oggetto. Vuol dire che lo tocca, ci fa qualcosa. E cliccare ovunque è letteralmente il personaggio che inizia a passare la mano su tutte le pareti, sulle mattonelle, ogni centimetro, è qualcosa che non si fa. Ma io sono inciampato dentro il tombino. Sono inciampato lì dentro, ok? Io ho scoperto... no, infatti non è quello. Aspetta un attimo. Vabbè, poi successivamente ho scoperto sta stanza. Ora sta stanza è così grave aver visto quel quadro con quella scritta lì, la stanza della Fenice, lì l'ordine della Fenice. Adesso arriva un'altra persona, te lo spiego meglio. Il punto non è grave il quadro, è la verosimilità di quello che è accaduto. Non stiamo dicendo che tu abbia fatto qualcosa, è che quella statua in quel momento non si doveva spostare. Quindi se da quella statua non si sposta, chiaramente il personaggio non può inciampare dentro. A parte che c'era un c'era un professore che stava dando da mangiare ai ragazzini, ha premuto sulla, cioè per sbaglio penso, per sbaglio. Però... Sì, c'era un professore ieri, non mi ricordo chi c'era. Ok. Ha premuto su quella roba lì e si è spostata la statua. Sì. No, aspettiamo un attimo, cerchiamo di meglio questa cosa perché... O era un prof, o era un capo scuola, non lo so. Sì, ora vediamo, non ti preoccupare. Tanto non è... Vabbè, ma comunque, quello che è successo è successo. Ma adesso ho scoperto sta cosa, ma è così grave? Non c'è un modo per risolverla in RP? Dobbiamo comprendere sta roba. Dacci giusto qualche secondo. Ma in RP adesso ho parlato con Anastasia di sta roba. Vabbè, Anastasia se può dimenticare tutto, ma io avevo scritto ad Albus... Sta roba, Albus non è un problema. Vabbè, ma io volevo parlare con Albus di sta roba. In caso mi dava qualcosa, una pozione per far dimenticare, che ne so, per dimenticare la roba, per dimenticare, madonna. Ok. Salve. Hey, Matteo. Ciao. Hey, sei live, giusto? Certo. Ok. Comunque... Devo mutare? Beh, sì, tanto è una roba molto veloce. Ok. Dimmi quando mi posso smutare dopo. Bene. Vabbè, ma quella persona
sapeva sì. che era mossa la statua, sapeva della, cioè, dell'esistenza di quel tombino? No, non poteva saperlo la persona. Sì, ma lo sapeva o non lo sapeva? No, che non poteva sapere. Lo sapeva, però in modo C, perché conosceva la mappa, semplicemente. Ok, lo sapeva e l'ha fatta apposta. No, non l'ha fatta apposta, cioè nel senso... verrà presi dei provvedimenti per sto ragazzo? No. Beh, i provvedimenti che vengono presi sugli utenti, se, magari sono già stati presi, probabilmente, quindi... Cioè, per una roba del genere che... Cioè, vabbè, nel senso Purello. No, ma non è nulla di grave, semplicemente si deve dimenticare il fatto che tu conosca quella cosa lì. Tanto poi manderemo noi un messaggino su Discord dove annulliamo quelle informazioni e sei a posto tu, tranquillo. Tutto qui. Vabbè, comunque, vabbè, nel senso dimentico tutto, facciamo finta come se non sapessi nulla. Vabbè. Va bene. Buona live. C'è qualcos'altro che mi dovete dire sul fatto del mio personaggio? Non lo so. Troppo superante, non lo so. Il tuo personaggio in realtà a me piace molto. Beh, l'esuberanza dei personaggi, guarda, non è una criticità, anzi, secondo me è un pregio il tuo personaggio. Ho scritto anche a cosa? La Maya, ho detto, io sono un ragazzino così perché ho 13-14 anni, in fase di adolescenza, molto... E cerco di, insomma... Sì, sai, enfatizzi molto, ma va bene, non è un problema, cioè nel senso... A 13-14 anni comunque... L'età in cui si entra qua ad Hogwarts, che è 14, non si è calmi, si prende tutto alla leggera, quindi no, va bene. Appunto, se è troppo, se è esagerato, ditemelo e mi do una calmata. No, vabbè, continua a divertirti. Dai. Torno in RP. Va bene. Dai, buon RP. Ciao. Ciao. Buona live. No, ragazzi, ce n'ho 14. E che tu sembra? Bello. Finito così. Ma vuoi che la bacchetta si sia ritirata entro oggi o cosa? Ma che entro oggi? Dove sta il professore? Morto? Ma poi non si sente, alza la voce. Si sente? Ah, ora sì, ora di tutta la scuola ti sente. Tranquillo. Sì. Credo che il professore abbia subito un trauma, non parla. Ma che trauma, adesso viene. Che gli hai fatto? No, niente. Stavo che c'è da nascondere? Quindi lo sai che hai da nascondere che parli con i professori? Con i professori? Ma non era sei... No, era bene, stavamo parlando per quanto riguarda la lezione del prima, insomma, per l'esame. Insomma, sì. Mi hanno fatto passare in maniera illecita, secondo me. Pagando. No, non ho pagato, però sì, tutti... Sì, no, però secondo me sono corrotti. Io volevo rimanere nel primo anno, questi mi hanno fatto passare. Ho risposto proprio... Perché continui a dirla sta cosa? Questo non la capisco. Perché? Cioè, dovresti essere felice. Ehi, Harry Potter. Ma dovresti essere felice a essere il secondo anno. Ma che felice, c'era lì Adrian che mi ha detto che voleva che rimanevo nel primo. Ecco, io per amicizia volevo... Destare le 14enni. Esatto, e purtroppo niente, io niente. Comunque il professore è risolto? Sì, tutto risolto. Non ho risolto con Anastasia, però. Che devi risolvere? Madonna. Riss a sangue? No, non credo, perché... Io te l'ho detto, Anastasia, aspetto che muore Daniel e poi... sta là, guarda! È lì. Incredibile! Dove sta? È seduto alla panchina, lì? Ah, è seduto sulla panchina. Non sembra. Sì, ma ha detto sembra, non gli fa niente. No, non credo. Io spero solo che vi lasciate, oppure che gli prende, non lo so... È bello da dire, sì. La paralisi. Esatto, che gli piglia una paralisi da qualche... Che è per me? No. Che è per me? Anche no. No. Ma la paralisi secca oppure... No, una paralisi magica. Yes. Oh. Gli prende una paralisi magica e poi dopo infilo
la bacchetta è dentro la fodera. Aia, chi è? Non lo so. Chi è? Quello lì, quello che sta correndo. Ah, ma che è successo? Dove sta Daniel? Oddio, quello là? Visto che stai mantenendo. Ciao Daniel. Ciao. Che fai io? Ma non mi piace, non lascio io. Abbiamo fatto bacchetta su bacchetta, quindi adesso. Bacchetta, bacchetta. Tu sei Daniel? Sì. Quanti anni hai, Daniel? Perché ti interessa? No, per sapere, per informazioni. Perché se devo prendere... Abbiamo Zurro Pirra! No, un border geist questo è. Perché se devo prendere il veleno, lo devo prendere a seconda di quanto sei grande, a seconda dell'età. Un bambino di 3 anni gli serve una dose minore rispetto a uno che ce n'ha 30, capito? Giusto, giusto. Quanti comunque, anni hai? A breve 20, dopo le vacanze ne avrò 20. 20, ok. Parlerò con il professor Pidon per farmi dare una pozione paralizzante. Sì. Per fare? Per mandarlo in ibernazione, così almeno se risveglia tra un paio d'anni arriva a 40. Ecco, così almeno ho 10 anni per conquistare Anastasia. Pieno tesoro. Ma non dovrebbe essere al contrario, Anastasia ibernata e voi tipo ve ne discutete, no? Cioè, lunga vita alla ragazza, no? Alla ragazza? No. Lunga vita alla ragazza, però... Lunga vita alle fodere. Esatto. Le fodere. È da capire ste fodere che so ancora. La fodera. Cioè, praticamente è la bacchetta che la infili dentro la fodera. Capito? Ma prima non era questo. Prima mi stai dicendo altre cose di fodere, però vabbè. La fodera. Cioè... I maschi hanno la bacchetta, le ragazze hanno le fodere. Bacchetta. Capito? Anastasia c'ha tante fodere, c'ha tante fodere, ce n'ha 3, 4, 5 fodere. Ecco, quindi tutti i maschietti possono mettere le fodere, cioè la bacchetta dentro la fodera di Anastasia. No, capito? Sempre peggio. C'ha tante fodere. Quella di Anastasia è a pagamento, no? No, quella di Anastasia non è a pagamento. Gratis. Poi a pagamento ti faccio arrivare al Sammungo, No, quella la fodera a pagamento è di mia madre, Non ti sbagliare. Mi sconfondo sempre. Mia madre è a pagamento la fodera. Ecco. Si fa a pagamento? Sì, fa a pagamento. 50 galeoni. Bene. Vabbè, io vado a farmi un giro, vado a contattare il signor Piton, allora. Vai, va, organizza tutto. C'è Piton? Non lo so. Vino per me. Però ti do un paio di giorni per pensarci. Perché... Guarda cosa, credi di potermi battere con Tidus. Com'era quella roba lì, o me la prendo. Quindi, o me la dai, o me la prendo. Hai capito che ti ho detto? Vado a comprare un gufo qua. Perché scappi? No, che scappo? Vado a prendere Sì, tu scappi, c'è paura che ti picchia lui. Ma chi sei, Adrian? No, vincerà lui comunque la battaglia per quella ragazza. Ma perché non riesco? Vuoi una lettera? Ma non funziona, perché? Ti serve la pergamena? Ah, l'ugufo. Fa sul gufo, non sul... Ah, sul gufo. Ok, fammi vedere se ci sta il professore. Hai da mangiare per me? Sì. Io ho molta fame. No, mangiate un fungo. Ho molta fame. Piton. Questioni. Cazzo di battaglia.
Piton, come si chiama Piton? Devi rispondermi, ti tiro un pugno. Cambio sguardo, se vabbè, voglio se sto fermo perché già stai messo male di faccia, non voglio peggiorare le cose. Che vuoi, fa botte con me? Non ho capito. Vuoi fa botte con me? Cosa? Vuoi fa botte con me? Ma non ti conviene, eh? Vuoi fa botte? Oi. Ah, ma non ti conviene, eh? Facciamo botte. No, non ti conviene. Che fai, scappi? Aiuto! Aiuto! Aiuto, mi vuole picchiare! Aiuto, mi vuole picchiare! Bombarda! Aiuto! Ma? Aiuto, mi vuole picchiare! Ma chi l'ho minato? Aiuto! Aiuto! Chi l'ha minacciato? Ciao! Aiuto! Non parliamo di te. Ah, ok. Ah, sì. È ma guarda, Anastasia, che lui che mi ha minacciato. Scusami, porco, che dolore, aia! Scusami, dove sta? Porco! Che cazzo va, porco! Dai, porco! 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 Ecco, stai per terra. Non vuoi fa botte? Come gli esseri umani, to! Vieni qua, grande mago! Rictum sempre, rictum sempre. Rictum sempre, gli devo fa? Con l'uscio. Sì, sì, con l'uscio. Mi ha per terra. Con la bacchetta. Periculum! Sto in pericolo. Sta attento a lanciare pericolo qua, eh. Ma sto in pericolo veramente. Sto in pericolo. Non ti sento. Sono in pericolo. Ventilius. Ah, scarico il microfono. Madonna, che sta a scopà? Stai fermo, poverino. Non ho capito, donna, che sta a fa? Sta a scopà? L'hai picchiato. Non è vero. Come no? No, non l'ho fatto. Quindi, c'è questo qua che ti sta picchiando. Ricto sembra! Flipendo! No, gli altri due pazzi, è schizzato. Stavi dicendo? Aiuto! Cosa aspetti, tu a lanciare Fumos. No. Quintilius. È l'unico incanto che conosco. Avis. Quintilius, prima non ti sentivo, che hai detto? Avis. Oh, chi è? Aiuto! Ma che... Flipendo! Lapis. Avis. Forse bombarda avanti. Anastasia, Anastasia, aiutami, visto qua mi vogliono picchiare, ma non capisco perché. Ma Avis, ma quale? Ma questo qui? Tutti, tutti. Quello là, questo qua, questo qua, questo, questo. Fumos. Quello là, quello là con i capelli bianchi, quello là. No, ho capito. Se fai Fumos non lo vedo, però. Mamma, se adesso lo vedo io. Ricto sembra! Bastardo! Flipendo! Lapis! Basta, 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 basta! Avis! Bombarda, bombarda! Fumos! Corridoi della scuola? Vi espellono! Non possono lanciare incanti!
Ah sì? E allora andiamo in sala duelli, ti faccio un boccio di culo. Ricco sembra. Andate in sala duelli. Bombarda, bombarda. Me curi? Vieni in sala duelli. Me curi? Healing. Grazie ancora. Vieni, c'è il coraggio, vieni con mezzo. Ci sta un guru? Muoviti. Un guru? Muoviti, io non c'ho tempo da perdere. Dove sta Ruculum? Sei troppo agitato. E dove sta Ruculum? Non ci sono Ruculum adesso. Lui è un Ruculum. Arca. Chi è un Ruculum? Ruculum? Sei un Ruculum? No. Ok. Vai, culalo. Ce l'hai un Ruculum? No, non ce l'ho il Ruculum. Arca. Un Ruculum. Dove sta Ruculum? Aspetta, vieni. Anastasia, te non ce l'hai? Ce l'ho, ma bisogna aspettare, perché io non sono un Ruculum. Sto a 50. Ok. Con calma. 50 galeoni e facciamo il Ruculum qua, eh? Ma che 50 galeoni? Ok. Protego. Andiamo. Vieni in sala duelli. Anastasia, bombarda. Protego. Aspetta, devo curare. Ma non c'ho vita. Aiutami a curare sto qui. E allora vai. Che a me serve, anche a me. Anche a me, per favore. Quanti bambini siete? Morgana, sono troppi. Abbassa sta bacchetta, capelli bianchi. Va bene. Esatto. Bene. Ragazzi, aiutami. Posso chiedere? Vabbè, quindi io so pure tu dove stia. Ho qualcosa da mangiare. Sì, fatto. Anche a me, aiutami, cucina. Per favore. Ragazzi, il mangiare è in sala grande, lì. Andate, compratelo. Se andate. Aiutami, anche io sono male. Dovete stare calmi, tutti quanti, perché non sono un Ruculum. Allora come fai? Ho solo un incantesimo, posso lanciarlo... Allora aiutami. Sì, ti aiuto. Ok. Ma si dice Ruculum o Ruculum? Ruculum. Donne! Dica! Ma che stai, a scopà? Sì. Ma, oh donne, ma io ti voglio salutare, dove stai? Sto arrivando, sono arrivato a Montegiberto, tranquillo. Prima che parti ti voglio salutare, ti voglio abbracciare, se no domani io non dormo. Guarda, sto entrando ora in paese, 5 minuti e arrivo sotto casa. Ma che? Ma fino a mezzanotte e mezza? Ma dove sei stato? siccome c'è il viale, no, dove lavorano tante signorine, ho detto vai, andiamo a trovare anche loro. Ma veramente? No! Vabbè, mi fai un Wingardium Leviosa, ancora? Per favore, donna? Non mi sento molto bene. Wingardium Leviosa! Oddio, chi era? Ok. Ciao, donne. Ciao. Ma chi era? I fantasmi. Era Anastasia. No, non credo. Anastasia, sei tu? Aiutami. Un attimo, non possiamo tirarlo così spesso, Taylor. Ma anche lui è al settimo anno. Io sto a 78 adesso. Anch'io sto a 78. No, se ti sposti un proprio... casino. Scusami, no, non mi sposto più. Fate prima con bombarda massima. Sì, ma io lancio le bergamene, ma perché non arriva il professor Albus? Non ci avrà da fare. È il preside, non è un professore. Qual è un Ruculum che posso contattare? È in infermeria, dovete passare, magari c'è lì. Ok, andiamo in infermeria. Andiamo in infermeria, vai. Mamma mia. Come ti chiami? Questa c'ha certi vestiti, questa Anastasia. C'ho una voglia. Non c'è. Prova a mandare una pergamena da Harald Truelson. Harald con l'H davanti. Harald. Ho bisogno di cure. Lo riesci a venire? Nasti Ruculum che non vogliono lavorare. In infermeria. A chi? Harald Truelson con l'H davanti. Ok. Io sto bene, me ne manca solo un po'. Ok, gliel'hai mandata pure tu, gliel'hai mandata però? Chi è che ha detto okay? Gli hai mandato pure tu? No, chi è che ha detto ok? Sì, pure io. Ok. Gli hai mandato pure tu? Sì. Ok. Beh, okay. Qui arriverà prima. Ma poi. Gli hai mandato pure tu? Gli hai mandata? Sì. Se lui ha un tic, sì. Dice ok perché ha il tic. Sì, ieri. Ok. Ok. Invece quell'altro che dice infatti? Ma chi? Non lo so. Quello sta dormendo. Infatti.
Ma infatti, ok. Ah, tuo fratello sta dormendo. Ok. Ok. Che cazzo è? Okay. Infatti. Ok. No, è ok. Io stasera quando dormo, ogni volta che dormo, ho fatto un incubo stanotte. Che c'era uno dietro di me e mi diceva, ok, 3 milioni di volte. Ok. Ok. Okay. Infatti. Infatti. Ma te vai ad andarci okay a fare un bagno ghiacciato? Ma che bagno? Adesso io attendo, mi ci sta... Oh, ma ci, sta... ma ci stanno no, le vasche, okay, ma ci stanno le vasche di bagno no, qui sopra? No, ok, oh, o yeah, ok no? Ecco. Okay. Hai bisogno okay di una mano? Sì, io. Che ti sei fatto? Io mi sono fatto malissimo, però non c'ho cure. Cioè, quindi non gioca leoni. Non gioca. Okay. Che? Non gioca leoni. Mi vuole uccidere, mi vuole uccidere. Ancora. C'ho ancora bisogno. Ok, perfetto. Sto bene. Andiamo. Te seguo. Ok. Faccio... No, non a te. Vieni. Sta andando. Te faccio un culo. Scherzavo. No, ma qua non è sala 2. Non è qua, sala 2. Dove sta? Adesso. Sopra. Mi faccio un culum. Ok. No. Non è qua. Dov'è? Ok. Dimmi. Che salto? È quello lì. Oh, okay. Tendo. Scendiamo. Ma se mi spingi, cado. Oh la madonna, porca! Okay. Ma che fai? Mi fai via ancora, madonna! Okay. Nonna! Dove si va? Vado a prendere un'altra cacca. Eccolo, donne! Allora, dammi mezz'ora e ci sto. Vai, va bene. Ok? Dai, ma ci siete arrivati? No. Dove sta? Non sappiamo dove sta. Di dove? Qua, e te seguo. Qua. Un langazzo di labirinto, eh? Cristian. Okay. Ma non è qua! Ma non è qua, dov'è? Sotto. Sotto? Mamma mia. No. Oh. Ma dove cazzo sta? Sì. Mannaggia d'arbus silente. No. Ok, ecco. Mannaggia no, Morgana. E su. Ok. Vai. Dall'altra parte. Ok. Al mio via partite, ok? Ok. Ok. Via. Ok. Prosego. Attenzione. L'apice! Basta attenzione. No, bene, bastardo! Retto sembra. Flipendo. Lapis. Protego! Flipendo! Arca diavola! Fumos! Rictus sembra! Lapis! Hai vinto! Ai okay. Vittoria! Un altro! E se va bene... un'altra? Ancora? Ancora? Via. Ok. No. Porco. Fumos. Attenzione. Lo prende Quintilius e vince. Ma come? Ma bisogna andare fuori. Fumos. Okay. Questo è scomparso. Flipendo. Recto sembra. Lapis! Ma basta! Attenzione! Ha vinto Emilius! Ok! Emilius! Se vola! Ok! Quintilius! Sì! Vuoi fare contro di me, però non chi cade dal tappeto, ma chi sviene prima, perché non ho schiantesimi. Appunto, io non c'ho... Che è schiantesimi? Io non c'ho proprio. Ma io non l'ho usato proprio per te. Sembra flipendo. Chi è che non c'ha flipendo? Io. Ah.
Rictu sempre flippendo sono schiantesimi. In pratica uno schiantesimo è un incantesimo che ti spinge. Che fa così, no? Ok. Esatto. Ho capito. Io c'ho lapis, avis. Beh, sì, facciamo con l'apis e basta. Se ti va. Vai, andiamo. Aspetta, Quindi con quali magie? Anche quelle lapis che fanno male. Basta. Quello che fanno male. Solo con l'apis? Sì. Ma fumos? Sì, vabbè, quelle anche. Due. Facciamo l'inchino o no? Ah, l'inchino, è vero. Andate. E come si fa? Cosa posizione, ragazzi, posizione. Posizioni. Posizione, ok. Liam, spostati. Posizione. Ok. Posizione. Oh, posizione. Boh. Aia. Posizione, ragazzi. È l'inchino. Posizione. Ma che inchino, combattete basta. Inchino, bravo. Vai, Quintilius, bravo. A posto. Va bene. Adesso tutti nella posizione. Oh, però, aspetta. Così non vale. Al mio, ok, partite. Sì. Esatto. Ma quindi quale si può usare? Ok. Siete pronti? Sì. Ok. No. Fumos. No. Era il tic. Lapis. Era il tic. No, scusa, mi sono sbagliato. Lapis. Fumos. Ma era il tic. Lapis. L'ho detto io. Fumos. Lapis. Fumos. Fumos. No, ok. Hai detto che non si può usare le cose schiantesimi. Non lo stavo usando io. Lapis. Di te. Ah, lapis. No, ok. Fumos. Lapis. Lapis. Fumos. Lapis. Fuma, lapis. Attenzione. Periglum. Fumos. Ok. Fumos. Avis. Lapis. Aia. Quello su. Ma oh, questo non si può usare. Oh, lapis. Sotto, la devi finire, eh. È quello sotto. Flipendo. Rictu sembra. Lapis. Oh, ciao Marcus. Ciao Liam. Lapis. Riprendiamo. Ciao Cristian. Fumos. Marcus. Lapis. Allora, questa è una piata in culo, eh. Fumos. Fumos. Lapis. Lapis. Ma tanto vengo io qua. Avis. Lapis. Con lo su. Fumos. Lapis. Lapis. Quintilius. Fumos. Sì. Spara. Lapis. Fumos. Conosciu. Fumos. Sa che si sta arrabbiando. Liam. Ok, segui. Fumos. Ragazzo, non c'ho. Ma sì. Non c'ho acqua. Quindi mi sperde. Oh, uscite da bere. Non ti scansa fatica. Dai, qualcuno che ha da lapis. Bere. Aia. Avis. Fumos. Con lo su. Fumos. Ma qua domattina. Datemi da bere. No, già fatto. Ok. Lapis. 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 Fumos. Lo su. Lapis. Fumos. Ma dove sta? Lapis. Qua come gli pare. Sembra che è casa sua sta. Non è casa tua, che vai dove vuoi. Lapis. Marco. Lapis. Quello su. Tanto non ce la fai, fai schifo. Vai, dai, tutto pieno. C'hai la merda. Fumos. Ma la finisci, dai, ma chi ti conosce? Lapis. Ti sparo un flipendo. Magari su due pezzi di minchia. Fumos. Lapis. Lapis. Ma l'ha preso? Con lo show.
Ma quanto ti manca di vita, porco? Lapis! Non è tanto forte Lapis, ma non c'ho altri! Manco io. Fammi vedere. Anche io ho solo Lapis. E fammi vedere se c'ho qualcos'altro. Forse te hai... Con lo shu fa male? No, in pratica rallenta. No, con lo shu no. Vermilius? Quella puoi usare. Io non ce l'ho, però usala. Ci sei? Vermilius! Fumos. Lapis! Con lo shu. Fumos! Lapis! Lapis! Fumos! Vermilius! Aia! Lapis! Lapis! Vermilius! Lapis! Con lo shu. Lapis! Lapis! Vermilius! No! Lapis! Vermilius! Lapis! 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 Vermilius! Lapis! Arca. Ma quanto cazzo ti è rimasto di vita? A te quanto? A me 65, a te? Lapis, A me 40. Vermilius! Ma sono gli incanti che non fanno nulla, fanno pochissimo. Lapis! Lo so. Oh, scendi dal palco, cosa pazzo. Aiuto. Vermilius! Cosa su? Lapis! Lapis. Questa è la piada, Ok, ora vedo. Vermilius! Ok. Lapis! Lapis! Oh, ma non vai giù, Con lo shu. Lapis. Lapis! Arco. Ma perché dici con lo shu? Aiuto, si dice con lo shu? Non vedo niente. Lapis. Si dice con lo shu. Vermilius. Con lo shu. Ok, ora vedo. Okay. Se tu ci fai caso, sono zero. Lapis. Se con lo shu. Con lo shu. Cos'è? Lapis. Una fattura. Vermilius! Lapis! Che cos'è Calo? Non vedo. È incazzatissimo. Aiuto! Non vedo. Fumos. Aiuto. Lia. Aiuto, non vedo. Lapis! Vermilius! Che scarse, ma non ho visto mai così scarse proprio. Vermilius! Fumos. Quanto dura questo duello? Lapis! Non lascio. Okay. Vermilius! Ok. Lapis! Vai, Quintilius! Ma quando cazzo ti è rimasto? A me vendi, te? Vendi. Vermilius! Vai, Lapis! Lapis. Fumos. Vai, Quintilius! Tutti Lapis! Per te. Lapis! Fumos. Vermilius! Siamo tutti per te! Qui per te! Colloscio. Ok. Lapis. Lapis! Arco! Fumos. Vai, Fumos. Aiuto, non vedo niente! Lapis. Aiuto. Vermilius! Ci sono io, Cristian. Lapis! Okay. Aiuto, non vedo niente! Fumos. Mio. Lapis! Arco! Oh, ma vai giù! Vermilius! Aia! Con lo shu! Lapis! No! Cazzo che sfiga. Però è figo i duelli così, no? Sì che faccio cagare, ragazzi, però. Così è figo. I duelli così, no?
puttana madonna per 5. Altro che GTRP. Esatto, poi sto primo anno, cioè troppo lunghi. Beh, oddio, diciamo che ci stanno pure, che cazzo ne so, ci stanno pure duelli molto più lunghi, molto più corti, con roba, insomma, se sai sparare, sai fa, però, ripeto, io purtroppo faccio cagare. Rispondendo, niente, sono svenuto. Beh, ragazzi, io direi basta così per quanto riguarda l'RP di oggi. Vi siete divertiti oggi su Harry Potter RP? Io un botto, una madonna. Allora, volevo ringraziare Trifenix della sub, Leonax, Lorenzo SM 22 mesi, Sefirot 89, Andrea Serinelli 2 mesi e anche Simone Cim 01 27 mesi della sub. Grazie mille. Non riesco più a seguirti tantissimo tra studio e lavoro, ma la sub ogni mese c'è sempre per te. Grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille, grazie. Che sonno, devo dormire. C'ho troppo sonno. Sì, anch'io. Comunque bel duello. Grazie, grazie. Con quanto eri rimasto? 5. Porco. Ti stringo la mano. Grande, pure io. Siamo al primo anno. Se avessimo incantesimi più potenti. Aia. Vabbè, io ti saluto. Di niente. Ciao. Ciao. Anzi, andiamo. Torniamo in casata, vai. Andiamo da quella che mangia i panini, è un mecca. Joseph. Ciao. Permesso. Che me. Ok. Eccola! A paninara! Sono arrivato! Crispy McBacon! Grazie! Carica troia! Andiamo a dormire, vai! Eccola! Ah! Classico panorama con tutte le stelle!